Buongiorno a tutti dagli U65. Quelli che vedete qui sono due pieghi di libri che ho appena ricevuto dal mio fornitore di fumetti, che me li manda ogni tanto. Quando ne accumula un po', me li spedisce. Allora, due pieghi di libri del costo di, ovviamente, di 1,28 euro. Ricordiamo che i pieghi di libri, l'editoria e i libri, costa a spedirli per 2 kg 1,28 euro, è poco più del doppio per 5 kg. Si possono usare ovviamente le buste di questo tipo e ricevere fumetti senza spendere 9 euro per farsi mandare un pacco e rendere la cosa non più vantaggiosa. Quindi due pieghi di libri da 1,28 euro, costo totale dell'operazione 52 euro, spedizione inclusa. Vediamo che cosa c'è dentro il primo piego di libri. Apriamo. Apriamo il bustone, ovviamente. Io le buste le tengo sempre, perché anch'io ovviamente spedisco. Questa è la busta vuota, la mettiamo qua, e questi sono i fumetti rigorosamente ben imballati. Possiamo vedere subito un tex in primo piano. Questo è il primo blocco di fumetti. Nella seconda busta andiamo a fare lo stesso procedimento. Apriamo accuratamente la busta e ovviamente facciamo la stessa operazione andando a tirare fuori un altro blocco di fumetti, tutti rigorosamente incelofanati e tenuti proprio a mo' di mattonella, in modo che non si rovinino durante il trasporto. Ovviamente le buste hanno dentro già loro il pluriball, quindi i fumetti arrivano belli, sani ed integri. Andiamo a vedere quindi il primo bustone. Con bustone abbiamo detto 52 euro di spesa, e andiamo a vedere tutti i fumetti. Mi sono stati inviati. Allora, andiamo a sciorinare, avendoli messi un pochettino in ordine, tutti i fumetti che mi sono stati inviati. Ovviamente partiamo da il mese di uscita, ottobre 2020. Siamo un po' lontani da ottobre 2020, ma mi sono stati mandati anche i consecutivi, quindi mi saranno stati mandati anche quelli intorno al mese di maggio aprile del 2021. Quindi Zombie ad Harwood, una bellissima copertina che ricorda molto il numero 1 di Dylan Dog, probabilmente è un omaggio a Dylan Dog, bellissima copertina. Zombie ad Harwood,
Zagor 714. La sindrome di Belzebù, Zagor 715. Altra bellissima copertina. Zagor 716. Benvenuti a Devenwood. E guardate che bravo il copertinista che non fa rimpiangere assolutamente il compianto Gallieno Ferri. Direi che come copertinista di meglio non potevano trovare. Zagor 719, i sette vichinghi. Ovviamente qualche volta c'è qualche buco perché ovviamente magari non li ha tutti e magari c'è qualche volta ho qualche numero da andare a recuperare qua e là. Zagor 719, i sette vichinghi. E qua ci sarà l'amico vichingo di Zagor che noi conosciamo da quando siamo ragazzini negli anni 70. Zagor 720, Zagor 720, i demoni delle nebbie, Zagor 720, i demoni delle nebbie. Ovviamente questi sono fumetti che io pago molto meno del prezzo di copertina che come vedete qua è un 4,40 euro, una follia assoluta dovuta al fatto che hanno aumentato di 50 centesimi il prezzo di copertina già altissimo di 3,90 euro. Ricordiamo che per me, secondo me, già 3 euro era già, secondo me, il limite massimo. Siamo arrivati quasi a 4, addirittura a 4,50 euro. 4,50 euro per un fumetto che si legge in mezz'ora, secondo me, è una follia, caro Bonelli. Qua hai messo dentro la medaglia celebrativa di Zagora, a cui io ho rinunciato volentieri per potermi leggere il fumetto, perché ragazzi, io leggo tutto, quasi tutto Bonelli e quasi tutto Marvel. Ogni tanto leggo Spawn. Se dovessi pagare a prezzo pieno tutte quante le testate, ci vorrebbero due stipendi solo per i fumetti. Proseguiamo con Zagor 721. Zagor 721, già siamo arrivati a maggio 2021, quindi questo è il fumetto che era in edicola fino a qualche giorno fa. Dietro potete vedere i racconti di Darkwood numero 1. Faremo presto una live su Zagor col mio amico Max Montaina. Vedete la copertina dei i racconti di Zagor sul canale. Parleremo del Signore di Dardo, di Zagor Tenai, lo spirito con la scure, sul canale di Max Montaina. Ci sarò anch'io ospite, sempre che non succeda qualche imprevisto, ovviamente. Passiamo a Tex. Tex, a 721. Attentato a Muntades, novembre 2020. Bellissime anche le copertine di Claudio Villa, forse il copertinista che in assoluto mi piace di più. Tex 722, Guatemala, e quindi Zagor si sposterà in terre a lui sconosciute. Qua ovviamente c'è il suo amico Montales. Montales, ovviamente Montales con i capelli bianchi, Tex sempre con i capelli neri, invidia, invidia, è l'unico che non invecchia mai. Sono invecchiati Kit Carson, è invecchiato Montales. Tex invece è ancora corvino, come sempre. Tex 725, il monaco guerriero. Qua vediamo subito un orientale che salta da un tetto. È un'altra avventura ambientata a San Francisco, dove lui va spesso e combatte con i cinesi. Non lo so, non lo so. Se vi piacciono queste cose, andatevi a vedere la serie Warrior, due stagioni che hanno appena fatto su Sky. Bellissime, bellissima. Tex 726 è un nuovo fumetto che usciva con la medaglia celebrativa di Kit Carson, che ovviamente io non avrò e non mi interesserà neanche. Tex 726, il pistolero Voodoo, e io impazzisco quando Tex e quando Zagor hanno elementi di paranormale e di sovrannaturale. Zagor 727, la strega della palude. E so già che Tex ammorbidirà tutte le paure a suono di pallottole della sua Colt.
In questo numero, vedete, c'era la medaglia celebrativa di Tex. Ovviamente io a queste cose rinuncio, ne ho presa solo una per vedere com'erano, di Giulia. Dopodiché andare a raccogliermi tutte le altre 22 su svariate testate, anche che tipo Drago Nero, che non leggo, non mi interessava, ho preferito non averle direttamente tutte quante, averne soltanto una da a cui dare un'occhiata. Martin Mister, anche questo, Balenottero che esce ovviamente ogni 2 mesi, questo ovviamente viene al prezzo di 6,30 euro, ancora più caro, è un numero del giugno-luglio 2020, quindi che dire. Abbiamo detto 52 euro, 52 euro, 52 euro, fatevi il calcolo di quanti sono questi. Facciamo il calcolo che ogni busta costi 26 euro. Ci sono 2, 4 fumetti, 4 fumetti da 3,90 euro. 1. 2, 4 fumetti da 3,90, 5 fumetti da 3,90, 6 fumetti da 3,90, 7 fumetti da 3,90, 7 fumetti da 3,90 e 4 da 4,40 e 1 da 6,30, quindi 7, 4 e 1, 7, 4 e 1, 7, 4 e 1. Rapido calcolo con la calcolatrice appena effettuato. Nel frattempo apriamo il secondo bustone. Abbiamo detto 7 fumetti da 3,90. 4 da 4,40 e 1 da 6,30, vengono praticamente una cifra di 51 euro e 20, 51 euro e 20, 51 euro e 20, praticamente la metà del prezzo con cui li avrei pagati se fossi andato a comprarli in edicola. E a questo va aggiunta la spedizione che ovviamente non è calcolata, quindi è meno della metà, meno della metà del prezzo di copertina. Il prezzo di copertina, oltretutto, li ricevo a casa senza neanche muovermi. Secondo bustone, che ovviamente contiene anch'esso svariati fumetti, 3 Martin Mister, 2 Tex, 2 Zagor, un Maxi Zagor e 2 Tex Willer, testata diversa da quella di Tex. Ovviamente i Martin Mister ovviamente costano tutti 6,30 euro, e qua ce ne sono addirittura 3. Partiamo con il numero 370, il caso della Matilda Briggs. Come vedete, i fumetti sono nuovi, tenuti perfettamente. Gog e Magog 371 e 372, Jenny Aniver, un numero che è del dicembre-gennaio 2021, quindi praticamente l'ultimo è febbraio-marzo, aprile-maggio sono bimestrali, quindi il terz'ultimo uscito in edicola. Un Maxi Zagor uscito a gennaio 2021, quindi il penultimo. La nave fantasma, bellissima la copertina del solito copertinista di Zagor, per il Maxi. Balenottero da 7,90 euro.
E poi ovviamente vediamo due numeri di Zagor, erano quelli prima dell'altro gruppo, il 717, nessuno è innocente, bellissima questa copertina, fantastica. Diciamo che questa è una copertina che disegnerei volentieri. È numero 718, lupi e agnelli. Ovviamente vedete il logo 80, il logo che nel 2000... Nel 2021 è comparso sulle pagine di Bonelli, sulla copertina di Bonelli per festeggiare gli 80 anni della casa editrice. Diciamo che forse si poteva festeggiare con dei prezzi più a buon mercato. Caro Bonelli, caro figlio di Sergio Bonelli, sei fuori strada con questo aumento di prezzi, soprattutto in un momento di crisi come questa, ma anche non ci fosse stata la crisi, i prezzi sono troppo elevati per la grandezza di questi fumetti che si leggono in poco tempo. Riprendiamo il video, ovviamente i cani fanno casino quando sono fare. Due numeri di Tex Willer, allora un numero speciale, Tex Willer speciale 2, un uomo tranquillo, e qua quindi vediamo tutto il numero dedicato a un Kit Carson giovane. La donna a fianco chi sarà? Sarà la sua bella? Cosa ci sarà? Ci sarà nel passato di Tex? E poi il Tex Willer numero 24, i razziatori del Nueges. È bellissima la collana di Tex Willer, ma caro Bonelli, 66, 68 pagine per 3,20 € sono un delirio completo, veramente un delirio completo. Completo, proprio un delirio. Occhi aperti. Vediamo gli ultimi due numeri di Tex, il numero 724 e il numero 723, numero 723, La Negra Muerte, un'altra bellissima copertina, e Colpo di Stato, un'altra bellissima copertina di Claudio Villa. E adesso faremo un rapido calcolo di quanti sono i fumetti e di quali sono i prezzi. Ovviamente da 3,90 ce n'è 1, 2 da 3,90, 3 da 3,90, 4 da 3,90, 4 da 3,90, 4 da 3,90, 4, quindi 4 da 3,90, 1 da 3 e 20, 1 da 5 e 90, 1 da 7 e 90, 3 da 6 e 30. E ora faremo un rapido calcolo veloce. Ricordiamo che il prezzo all'incirca di ogni busta è sui 26 euro, quindi 25 tolto, un po' di meno di 25 tolta la spesa di spedizione. Rapido calcolo della spesa dei fumetti, 57,80 euro, 57,80 euro, quindi a 25 che è la spesa, ancora più conveniente dell'altro, ancora a prezzo più basso dell'altro, ovviamente ci sono dentro dei Martin Mister che magari hanno mercato, tutti i fumetti nuovissimi come potete vedere, magari c'è ogni tanto la rinuncia a qualche medaglia celebrativa che non mi interessa, magari collezionisti magari vanno su eBay e a far pagare magari dei numeri normalissimi con una medaglietta, facendone incetta, magari comprandone molti numeri per cercare di toglierli dal mercato per poi venderli per salassare magari la gente, farli pagare 5, 6, 10 euro, 20 euro, eccetera, eccetera, cosa che non ritengo giusta, ma comunque se qualcuno poi alimenta queste cose, il problema è suo. Quindi 57,80 euro, una spedizione fantastica di cui ringrazio ovviamente chi me li fornisce, che mi dà motivo
ancora di seguire la Bonelli, che cosa che praticamente non avrei fatto se non ci fossero queste possibilità. Che cosa dire? Un saluto a tutti, ovviamente ognuno fa di necessità virtù, c'è chi se li può permettere magari comprandoli tutti quanti in edicola e quindi non protesta per gli aumenti di prezzo. C'è chi come me ha detto no e preferisce comprarli magari usati ma nuovi. A me interessa la storia, interessa la conseguenzialità. Non sono uno di quelli che impazzisce magari per avere il gadgettino, la figurina, eccetera, eccetera, e quindi prendo così. A parte che quelli con le figurine mi sono arrivati con le figurine all'interno, quindi già di quello. Un saluto a tutti da Lux65, vive i fumetti, un po' meno, vive i prezzi che ci sono al giorno d'oggi. Ciao!